Ciao raga, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parlerò a bassa voce perché siamo andati a visitare la Chiesa Blu, che teoricamente doveva essere in ristrutturazione, ma in pratica non mi pare esserlo, sinceramente. Siamo sempre con Beppe, è sempre la giornata grandissima del 25 di marzo, abbiamo fatto 4 esplorazioni e sono carichissimo, nonostante sia l'ultima, e sono piuttosto stanco, però sono sempre carico. Detto questo, direi che ci dedichiamo alla zona più fatiscente della chiesa, cioè non la chiesa stessa, e vediamo che cosa c'è all'interno. Venite con noi. Cos'è questo? C'è le bare? No, non direi. A me sembra quando mettono sulla barra la muovono. Sai che potrebbe essere? È un'osservazione interessante. Chissà la tua. Quante persone ci sono passate? Peso effettivamente, se è una roba delle bare. Pensi, sì, ha senso, ha senso. Assolutamente. Sì, guarda che armadio gigantesco, madonna! Qui ci stanno tutti questi. Immenso. Oddio, ma è grandissima, raga! È impressionante. Poi c'è anche il secondo piano, eh. Comunque la struttura in realtà di per sé è recente, guarda i mattoni. Sì. Non sono messi così male, eh. Comunque hanno tirato sui detriti del soffitto che è caduto. Sì? No. Non ce n'è tanto, guarda quanto se ne è staccato su. Effettivamente un po' sì. Ma te l'ho detto, avevano teoricamente iniziato una ristrutturazione. Vedi che ci sono i secchi? 1997. Vedi che ci sono i secchi? Sì. Però alla fine evidentemente non lo stanno portando avanti, oppure boh, chissà. Questi sono i bagni, oh, non è vandalizzato, raga. No, ho parlato troppo presto. Cerchiamo di non farci vedere dalle finestre sull'esterno, che è meglio, vista la situazione. Che bello! Sono tipo dei lavatori. Figata! Questi sono antichi, eh? Questi sono piuttosto antichi. Oh, qui hanno devastato tutto, guarda che roba! Gli hanno spaccato tutto proprio. Ci vuole. C'era qua sopra. Sai che non riesco a capire in realtà, perché essendo separato dalla chiesa, comunque è una zona che non c'entra niente in ambito. Era una mensa. Sì, bravissimo. Qui c'è la cucina, esatto. Davano il cibo qua dalla porta quando era aperta, dalla finestra quando era aperta. Tra l'altro si sta facendo buio, stare qui dentro con il buio non è che mi attizza tanto l'idea, vi dico la verità. Secondo me è figo. È figo, però ci lascia da cagarsi abbastanza sotto, ti dico la verità. Bello, guarda i piatti, sono mantenuti. Nessuno ha deciso di romperli. Della Tognana. Questa raga è una di quelle esplorazioni che ho sempre sognato di fare, la Chiesa Blu, portata da tantissimi altri youtuber. E sono strafelice sinceramente di esserci riuscito anch'io, nonostante sapevo che non fosse accessibile. Eravamo vicino, abbiamo detto vabbè, facciamo un salto, vediamo se si può entrare, e alla fine per fortuna c'era un buco nel muro e si è riusciti a entrare. Sono contento di esserci anch'io perché non l'ho mai vista, l'ho sempre vista in foto e in video. Avete visto, abbiamo portato il nostro caro Beppe in qualche posto inedito anche noi. Oh, questa cos'è? C'è la frigorifera, per forza. Sì. E che fai, non la apri? No. Allora, io questo non lo tocco neanche morto, però è mega sporco, che schifo. Ah, ma è uguale al piano inferiore praticamente, tutte stanze. Ma chissà, ma cos'era? Chiesa convento secondo te, Beppe? Sì. Comunque vedi quello che ti dicevo. Sì, era giù l'ha raccolto di brutto, qua. Sì. Questo fa una polverata che. E quello ti dicevo che mi piaceva strano. Sì, sì. Vabbè, ah, ora. Più che altro l'intonaco. Sei positivo. No, qui è crollato il soffitto, guarda che roba! Diciamo però che illuminazione ambientale, a parte lascia stare la rottura di qualche vetro, però guarda che giallore che dà all'interno di questa stanza. Guarda questa porta, che bella! Ah, cazzo, che bella la luce che entra così. No, bellissimo! Guarda dove siamo! Che figata! Oddio! No raga, no! No raga! Questa è la zona, penso, più bella che potevamo trovare. Se la vogliamo così. Sì, direi che. Eccola ragazzi, la Chiesa Blu. Spoileriamo malamente.
No, ma che bello. Comunque si è mantenuta proprio bene. Per fortuna che non hanno vandalizzato niente in questa zona. Mi sa che questo è il motivo della chiesa blu, perché alla fine comunque è un po' blu la luce. Da qua lo noti, da giù no. Ma secondo me fa anche tanto l'orario. Guarda comunque che figata anche questa zona, tutta decorata, che è poi la porta d'ingresso. È bellissimo. Andiamo a vedere il terzo piano, Beppe? Cosa dici? Andiamo a vedere il terzo piano? Cioè. Passiamo da quella scala là, sì, o da questa? Sì, è più bella. Comunque, guarda, cioè io ho i brividi, fermatevi un attimo. Mm. Guardate queste luci che entrano sul corridoio che sta diventando sempre più buio. Ah, sì. Bella. No! No! No, che figata! Questo è bellissimo. Davvero? Dio. Il muro degli urbex. Comunque alla fine per qualche motivo ogni piano risulta diverso. Guarda che figata gli attaccapanni che sono rimasti ancora qua. Guardate un po', raga. Cioè, se non si muovono a ristrutturare questa chiesa è destinata alla distruzione completamente. Ed è uno strapeccato perché alla fine salvare questa parte, cioè, che è collegata alla chiesa, come abbiamo visto prima direttamente, può essere veramente utile per dare vita a una struttura davvero importante, bella e imponente, soprattutto viste le grandi dimensioni. Cioè, mi dispiace un sacco, vi giuro, mamma mia. È proprio un senso di angoscia, vi giuro. Comunque, il fatto che ci siano le lavagne può darsi che fosse una scuola o qualcosa del genere, no? A me sembra un mix. Ma nel convento ci sono le lavagne, cioè insegnano in un convento? Sì. Ah, forse sai cos'era? Un seminario. Ok, raga, siamo arrivati al momento clou del video. Beppe, sei carico? Madonna, guarda che bella. Cioè, questo penso che sia uno, cioè, se non il migliore, sicuramente in top 3 dei posti più belli che abbiamo visitato fino ad oggi. Cioè, è qualcosa di incredibile. Comunque vista quest'ora è perfetta. Sì. Quando sta per tramontare il sole, l'ambientazione diventa blu, proprio dal nome, Chiesa Blu. Ora capisco il motivo. È davvero una meraviglia unica, cioè, difficile da spiegare a parole. Guardate che ci sono addirittura ancora le statue che non sono state vandalizzate per niente. Questo è bellissimo. Qui c'è qualche deficiente che si è divertito. Guardate un po'. Guardate l'acqua santiera, che figata. Bellissimo, eh. Qui, come vedete, hanno spaccato la cripta per andare giù. Io sarei curioso di andare giù a vedere cosa c'è. Andiamo giù a vedere, Beppe? Sei curioso? Te la senti? Sì, vado io. Vuoi iniziare te? Io sono un po' paura di queste robe, mi prende male. È stabile? Sì. Sì, ho solo paura che si sganci da un secondo con l'altro e finisco tipo la faccia. Vuoi che ti tengo? Com'è? Oh. Vengo giù, ho già capito. Non c'è un cazzo. No. Vengo o no? Sì. Non ne vale la pena. Davvero? Ti faccio un video? No, no, un po' scendo, dai, sono curioso. Sicuramente una volta c'erano le ossa, ma tutte quelle casse di acciaio sono strane, eh? Non so cosa siano. Hai visto? Sì. Sembrano quasi casse di munizioni militari. Però cosa ci stanno a dire qua? Strano. C'è un eco enorme. Comunque, raga, davvero è tenuta perfettamente, è bellissimo questo posto, sono strafelice di averlo potuto portare. Adesso vi facciamo vedere gli ultimi particolari, poi passiamo ai saluti. Guardate un po', purtroppo qui qualcuno ha rotto le mani, come vedete, di questa statua. Era di legno. Dopo capisci perché chiudono tutto per forza. E anche qui, raga,
Stessa cosa che abbiamo visto dall'altra parte, cioè c'è una rappresentazione femminile in statua a cui hanno messo il sangue che sgorga dagli occhi e dal naso. Allora ragazzi, abbiamo finito questa bellissima esplorazione, io sono contentissimo di avervi conosciuto finalmente perché ci sentivamo sui social e niente, dobbiamo vedersi un'altra volta. Comunque, quando vuoi. Adesso quando... fai la tua bellissima chiusura. Raga, è stata una giornata fantastica per me, Beppe è una gran persona, veramente, non lo dico perché ha fatto i video con noi. E grande e grossa. Grande e grossa persona, ma anche molto disponibile, ha aiutato tantissimo mio fratello a migliorare le tecniche di ripresa. È stata una giornata oggi che oltre ad aver registrato 4 esplorazioni dalle 6 di stamattina, quindi una giornata pesantissima, è stata una giornata veramente di allenamento e vedrete poi i risultati proprio su questi video. Anzi, e sui futuri. Scrivetelo se avete notato un miglioramento. Sì, mi sembra una buona perché idea. Io lo spero, cioè nel senso. Con tutto l'impegno che ci hai messo. A me fa piacere, ragazzi. Ma l'altro tempo, prima o poi, durante le esplorazioni. E quindi niente, mi raccomando, se vi è piaciuto questo video vi invito a lasciare un like, un commento e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale e attivate la campanellina così non vi perdete nessun video. Detto questo, vi saluto con questa magnifica chiesa visitata oggi alle nostre spalle.